Il governo non ha tutelato i risparmiatori. Perché, mi domando perché con urgenza fa un decreto per cercare di salvare gli istituti e fare il salvacondotto per i suoi amministratori, mentre si disinteressa totalmente che con un decreto, perché è conseguenza di quel decreto, vengono azzerati i risparmi di famiglie. Oltretutto, mi perdoni, adesso dato, con soldi insufficienti, dopo le pressioni, penso non solo delle opposizioni, ma penso veramente pressioni generali, soldi messi insufficienti per andare a coprire tutte le perdite fatte e subite da queste persone. E ultimo, è ovvio che si tratta di truffa palese. Ma guardi, sa dov'è proprio il nome truffa palese? Quando ha una persona, io penso alla casalinga, che gli dicono questa è un'obbligazione subordinata, che è un'azione mascherata, perché sono azioni della banca mascherate da obbligazioni subordinate, vuol dire in sostanza togliere qualsiasi principio di trasparenza. E di questo devono rispondere anche gli organi di controllo. Banca Italia non può far finta di nulla.